Lucio con gli Elfi, sigla. Bene, benvenuti all'Albero dell'Elfo. L'Albero dell'Elfo è un posto magico dove succedono cose bellissime. Oggi, visto che noi portiamo questi bellissimi cappelli, abbiamo deciso però di fare dei cappelli da elfo. Quindi adesso Maris ci spiega come si fanno. Allora, per realizzare un cappello da elfo, un vero cappello da elfo, sì, bisogna prendere un cartoncino. Noi abbiamo scelto un cartoncino. scusate, abbiamo scelto un cartoncino verde. Voi potete scegliere il cartoncino del colore che vi piace di più. Però verde è molto elfo. Praticamente noi dobbiamo realizzare i cappelli degli elfi, sono dei cappelli a triangolo e a punta. Quindi noi su questo cartoncino dobbiamo disegnare un bel triangolo. Dunque, prendiamo la misura del cartoncino. Io ho un cartoncino da 52, devo prendere un punto a metà, dopodiché dal punto a metà devo tirare una linea dritta. Prego. Ti piace? È molto bella. Effettuata tagliata la linea dritta, arrivate a un punto che decidete voi, dipende da quanto volete alto il cappello, se lo volete altissimo, bassissimo, medio, decidete voi. Dall'altezza, dal punto finale, tirate una bella linea diagonale che deve arrivare ai lati del vostro cartoncino. Tirate. Una spadaccina. Beh, abbiamo tutte del talento. Una volta finito di disegnare viene la parte più bella. Oh, una volta che abbiamo ottenuto questa forma, ne dobbiamo fare un altro uguale, identico e preciso. Meno così, questo è il suono dell'elfo. Perché io, che sono l'elfo, parlo il ventese. Io il ventese. Tutte battute brutte si sprecano. Oh, nell'attesa che magari c'è qualcuno che sta costruendo il cappello con voi, con le sagome potreste decidere di farvi vento se vi fa caldo. E il vento come fa? Quanta lentezza! Oh, scusa! Ho comprato carattere, mamma mia! State zitta, adesso lo posso fare davvero! Ora lo posso fare davvero! Ecco, dovete sapere questo quello che non dovete fare. Quando non vi servono più questi, loro li hanno buttati per terra, ma per terra le cose non si buttano. No, nel senso che poi verranno raccolte e riutilizzate per fare spazio. Ho comprato carattere anche tu, mamma mia. Dove hai messo adesso? Tu hai fatto la moralizzatrice? Scusa, Gigia, vuoi fare un'inquadratura al foglio di mais? Sì, l'ho già fatto. Ma è a terra. Avete visto? Avete visto tutte e due? Una volta che abbiamo ottenuto queste due sagome devono essere, diciamo, attaccate e dovranno diventare il nostro cappello in testa. Attaccate come? Con la colla a caldo o con lo scotch. Se lo fate, voi, cari bambini, fatelo con lo scotch. Se lo fa papà, fategli usare la colla a caldo. Se lo fa mamma pure. Ma pure i chiodi. Oh zio, nonno. Oppure potreste utilizzare la colla stick. Brava! Che secondo me non reggerà. Io non voglio riuscire. L'aspiratrice. La spirante e la spirante.
l'affidatrice, anche l'affidatrice. Cioè, ma tutto ciò che non vado. Tutto quello che dico io non ha senso? No, va bene. Allora ma me ne vado! Aprire la porta. Andare a prendere con la stick, così vediamo quale dei metodi che abbiamo citato è più efficace. Ciao. Dove vai? Ehi, tu! Allora, facciamo questo. No, dove vai? È ritornata. Al volo. Allora, proviamo con lo scotch. Chi lo vuole? Io voglio la colla cosa lì. No, io voglio la colla stick. Madonna. Ognuno lo fa con una cosa diversa. Okay. Stiamo parlando in tavolo. Allora, c'è il premio per chi finisce prima. Ho finito! Allora, se questo video raggiunge 10 mi piace, dai, facciamo il gelato al brocco. Allora, diciamo che questo, guardate, io Samantha e l'elfo Miki abbiamo attaccato queste due parti del cappello. Se adesso proviamo ad aprirlo così, guardate, qui ci va la testa. Vediamo. Allora, un consiglio che vi possiamo già iniziare a dare, andata all'esperienza in corso, è di fare la base leggermente più stretta. Una punta più stretta. Cioè, non fate un triangolo squacianato, come si dice in termini scientifici. Fate un triangolo un po' meno squacianato. La base che vi andrà sulla testolina deve essere un po' più garbata, perché sennò sembrate Napoleone Bonaparte. Oppure potreste sembrare, per esempio, Papa Francesco. Va bene, comunque, una volta terminato il cappello, diciamo, che dovrebbe assumere la forma del cappello dell'elfo, manca una cosa fondamentale perché sia un vero cappello di elfo. Mi manchi! Le piume. Le pinne. Le penne. Questo, quando faccio questo non vuol dire che non sento. Ma le orecchie! E le orecchie chi le disegnerà? Un orecchio così. Ha senso, ragazzi, ha senso. Va bene così. Certo. L'orecchio sarà attaccato così, badando a far uscire le punte verso l'esterno. Prima di attaccarle vanno colorate. Dove è un rosa? Laura Pausini, Non so. Sarà contento l'elfo. Mi piace molto. Però è un brutto carattere. Bruttissimo. Vabbè, questo video lo intitoleremo Costruiscilo con l'elfo. Due punti. Adesso l'elfo Miki vi spiega qual è il secondo step del nostro fantastico video. Adesso il nostro elfo Gigia, quella bionda, bella, con gli occhi azzurri. Sono sempre bella. Ci darà tre scatole. In queste tre scatole ci saranno delle cose a casa. No. A caso. Cose a caso. Ci darà delle cose a caso e noi dovremmo usarle tutte e decorare il nostro fantastico cappello. Poi ci farete sapere, secondo voi, Maris, lo smetti di uscire di scena? Maris esce di scena. Mi scrivete il mutandone. Puoi dire a Maris esce di scena? Maris esce di scena. È una delle cose più difficili da dire. Fateci sapere se riuscite a dirlo. Comunque, vi posteremo su Instagram le foto dei cappelli terminati. Poi ci direte, secondo voi, qual è il più bello. E poi decideremo chi perde, quindi qual è il più brutto anche. E il più brutto dovrà fare una penitenza. Che sceglierete voi. Mi piace questa cosa. Bene, ognuna di noi ha avuto tre fantastiche scatolette piene di oggetti improbabili e improponibili. Adesso l'elfo Gigia li inquadra.
Cioè, ma ragazze, ma avete messo il tappo di un deodorante? Ecco, ci sono degli oggetti tipo cucchiai, tappi di sughero, tappi di deodorante. No, dai, il tappo pasta, di deodorante è quello più assurdo. Io ho un calzino. Una pigna, un palloncino. Così a caso. Ah, le bacchette cinesi. Dovremmo utilizzare tutto! No, okay. Vabbè. Pigno, cucchiai, tappo di sughero, così a caso. Da notare che cosa mi hanno messo. Ma è un zucchero bicchiere. Ma non ho parole, veramente. State zitto allora. Vabbè. Ma dai ragazze, qualcosa mi solletica, cosa sarà? Una blatter. Ma dai, mi stai solleticando! Basta! Dai! Guardate com'è bello il mio cappello. Non è bellissimo? Ho anche il coso, il robo per stendere i panni. No. Ma non si vede. Non è che devi usare tutto. Il mio cappello è meraviglioso. Eccolo. E questo è il mio. Oh, sembra che ha gli occhi. È stato fatto apposta. Un cappello da elfo. Devi indossare anche tu. Sarà una bella. Allora, ragazzi, sappiamo che i nostri cappelli non sono venuti proprio bellissimi, ma siamo certi che i vostri verranno molto meglio. Ora noi vi faremo vedere le foto di questi cappelli fronte retro su Instagram. Su Instagram basta cercare chiocciolina l'albero dell'elfo, ci trovate anche su Facebook. Lasciateci scritto qui sotto nei commenti, oppure su Facebook o su Instagram o come vi pare, che cosa ne pensate, secondo voi qual è il più bello, ma soprattutto... Ma apposta, che cosa ne pensate? Ma soprattutto, secondo voi, qual è il più brutto? Perché il più brutto pagherà un pegno. No, il più brutto vince. No, il più brutto paga pegno e soprattutto suggeriteci dei pegni, perché questo è molto interessante. Ricordatevi di iscrivervi al canale se questo video vi è piaciuto, ma anche se non vi è piaciuto, sì, di attivare la campanellina, perché per il momento non abbiamo un giorno specifico in cui escono i video, quindi con la campanellina saprete sempre quando usciranno, e di condividere il video e di aiutare a farci, di aiutarci a crescere e a farci conoscere. Se il video non vi è piaciuto, non ditelo agli altri, perché non è giusto che la fregatura ve la becchiate solo voi. Adesso vi salutiamo con una bellissima filastrocca di Bruno Tognolini, tratta da Le filastrocche della televisione, un libro bellissimo che vi consigliamo. Filastrocca per gli applausi. Gentile pubblico, cortese e vario, cani e pidocchi, bambini e bambine, sono l'epilogo, chiudo il sipario, tirando il filo alla parola fine. Se lo spettacolo vi è piaciuto, ditelo in giro, chiamate gente. Se lo spettacolo non vi è piaciuto, chiudete il becco, non dite niente. Se l'arte è piccola, la vita è molta. Ci verrà meglio la prossima volta. Ciao! 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 Ciao, aspetta! È un baro! È una cosa! L'Elfo Miki suggerisce... chiede, bravo chi ci capisce! L'Elfo Miki suggerisce che è bravo chi ci capisce! Dai, fate tutti il vostro cappello e fateci vedere quanto è bello. Fate tutti il vostro cappello e fateci vedere quanto è bello. Mandateci le foto.